Bene, buongiorno, buongiorno. Siamo qui nell'ufficio del dottor Emanuele Locci, presidente del Consiglio Comunale di Alessandria, che ci ha gentilmente ospitato per alcune riflessioni che penso possano interessare tutti. Brevemente arriviamo al dunque. La domanda che pongo io al dottor Locci è questa: la questione del centro islamico che penso che agiti magari un po' sullo sfondo tutta l'opinione pubblica e anche, spero e penso, il mondo politico alessandrino. Innanzitutto lo stupore, diciamo, dell'opinione pubblica nel vedere improvvisamente questo argomento venire alla ribalta senza una preparazione anche comunicativa precedente. Ci sono state naturalmente degli interventi giornalistici, secondo me molto, molto di velina, molto informativi, ma senza entrare nel merito della questione. Non ritenete voi, diciamo, dell'amministrazione, che la questione divisiva fosse stata un po' sottovalutata, nel senso che non abbiamo visto un coinvolgimento né un dialogo con la cittadinanza? Faccio subito altre domande dietro che riguardano sempre questo argomento. L'atto costitutivo del diritto di superficie prevedeva, evidentemente, se c'è stata una delibera di giunta, evidentemente prevedeva un nulla osta obbligatorio del proprietario del diritto del terreno. Quindi anche la questione che viene portata avanti in alcuni momenti, cioè che era un atto obbligatorio, secondo noi non è così. Però attendiamo la sua risposta competente e informata. E in ultimo, così, come andrà a finire questa questione? Perché noi abbiamo già detto varie volte, e lo premetto ulteriormente, non vogliamo entrare nel merito della questione religiosa. La questione che noi vogliamo porre è la questione dell'ubicazione e dell'approccio che c'è stato al problema. L'ubicazione, voi lo sapete, l'abbiamo scritto, secondo noi non è conforme il luogo che è stato prescelto, oltretutto è confinante con un'altra religione, quindi anche lì potrebbero esserci degli aspetti non secondari, comunque di complessità. Lascio a lei la risposta. Allora, grazie per la questione. È una questione che pubblicamente non ho mai affrontato perché nessuno me l'ha mai chiesta, quindi vi ringrazio per questa domanda. Io internamente, in realtà, nell'ambito dell'amministrazione ho sollevato fin da subito le mie perplessità. Innanzitutto non c'è solo una questione di non coinvolgimento della cittadinanza, perché anche il Consiglio Comunale ha preso successivamente di questa deliberazione della giunta, quindi neanche il coinvolgimento dei rappresentanti dei cittadini che siedono qua. Poi c'è una questione che ho sollevato fin da quando sono venuto a conoscenza di questa delibera, che è la questione dell'ubicazione, non da un punto di vista solamente del è opportuno metterla in città o bisogna metterla in periferia, ma proprio per il fatto che il piano regolatore li prevedeva un luogo di culto. Luogo di culto che infatti era prevista una chiesa ortodossa, che quindi sarebbe sorta vicino alla chiesa evangelica che c'è. Il fatto che gli ortodossi rumeni hanno deciso di non portare avanti il progetto e quindi di cedere quest'area ai musulmani, in realtà crea dei problemi, perché nessuna delle varie organizzazioni musulmane ha firmato con lo Stato italiano, come prevede la Costituzione italiana, il riconoscimento di un protocollo in cui lo Stato italiano li riconosce come culto e loro si impegnano ovviamente a rispettare le leggi della Costituzione e le leggi italiane. Questo non è mai avvenuto, ma ci sono decine e decine di confessioni religiose, anche quelle divise in più settori, penso ai buddisti, hanno fatto dei protocolli separati, ma i cristiani stessi, che ci sono tantissime confessioni cristiane. Il fatto che nessuna delle organizzazioni musulmane abbia firmato questo protocollo è ciò che tiene bloccata in tutta Italia la realizzazione di tante moschee, perché non sono dallo Stato italiano riconosciuti come culto. Visto che il piano regolatore lì prevedeva la costruzione di un luogo di culto,
Secondo me non è un atto amministrativo pienamente efficace quello di questa delibera, perché se lì è previsto un luogo di culto e c'è un'organizzazione che allo stato attuale non ha ancora firmato un protocollo con lo Stato italiano e quindi non è ufficialmente un culto, non può realizzare una moschea. Quindi secondo me questo, se qualcuno che dovesse tutelare degli interessi impugnasse al TAR la delibera della giunta, secondo me potrebbe essere annullata, e questo quindi è l'aspetto che ho sollevato fin da un anno fa. Poi, entrando nel merito degli altri aspetti, fermo restando che di fatto però coloro che seguono l'Islam in Italia sono la seconda religione dopo quella cattolica, quindi è una grande maggioranza ed è giusto che abbiano la possibilità di professare la loro religione, ed è più opportuno sicuramente un'altra ubicazione rispetto al centro islamico che c'è a Verona. Quindi l'idea da cui era partita la giunta può non essere sbagliata, ma comunque, fermo restando il problema che ho detto, che è a monte di tutto, bisognerebbe trovare comunque un'altra ubicazione in un luogo che sia meno impattante nella realtà urbana della città. Quindi anche la questione che voi avete sollevato direi che è più che opportuna. Quindi già ci sono due elementi. Il terzo elemento, io ritengo sempre che, visto che si va con i piedi di piombo, giustamente quando ci si confronta con il mondo dell'Islam, che ha una grande parte di persone, organizzazioni moderate che vogliono integrarsi e che professano la loro religione, ma ci sono anche delle organizzazioni che strumentalizzano le persone in buona fede per portarle magari verso una devianza rispetto a quello che è la convivenza civile, e ci sono molte questioni aperte. Ad esempio, era stata sollevata qualche tempo fa la questione dei finanziamenti che la ONG Qatar Charity ha dato a Lukoi, che è un'organizzazione italiana, che è una delle più grandi che riunisce i musulmani, che è legata in qualche modo ai Fratelli Musulmani. Qatar Charity è stata inquisita in diversi paesi, negli Stati Uniti, Francia, Inghilterra, per presunte connessioni e finanziamenti di organizzazioni come Al-Qaeda. Quindi bisogna sempre andare un po' coi piedi di piombo. È una ONG che esiste, anche se ha tanti, basta andare su Wikipedia e guardare quali sono tutti i problemi che interessano questa ONG. Questa ONG ha finanziato Lukoil per costruire 43 moschee in Italia. La moschea che deve essere costruita qua, io vi faccio vedere un documento, questo qua è un bonifico che ha fatto Lukoi per 200.000 euro per il Centro Ricreativo Comunità Musulmana di Alessandria. Quindi sono 200.000 euro. Come c'è questo documento, probabilmente chi è più bravo di un consigliere comunale a cercare, penso alle autorità, potrebbe emergere qualcosa. Io penso che però un'amministrazione, quando fa delle scelte, dovrebbe prima di tutto informarsi su quali sono le fonti di finanziamento quando parliamo di questioni come queste. Quindi c'è anche una questione su indagare quali siano le fonti di finanziamento, che è la terza questione. Quindi questione urbanistica, da un lato non è un culto riconosciuto, quindi a monte c'è il problema che non si doveva fare quella deliberazione, secondo me. Seconda questione urbanistica sollevata da voi sull'ubicazione, opportuno o meno stare all'interno del tessuto urbano. E la terza questione, indagare quali sono la provenienza dei fondi. Io penso che quindi la riflessione sulla realtà della realizzazione di questa moschea debba ancora essere approfondita e non si può liquidarla con la delibera che già c'è stata. Benissimo. Io la ringrazio tantissimo perché ci ha dato almeno tre elementi di novità, alcuni dei quali li avevamo intuiti, ma con la sua sagacia e con il suo fiuto politico è riuscito anche a, come dire, a presentarli e a renderli pubblici. Io per questo la ringrazio personalmente, io ho stima di lei, l'ho sempre avuta come persona molto preparata e molto, molto seria nel mestiere, nell'impegno di politico e di amministratore. La ringrazio anche a nome di chi ci sta guardando, di chi ci guarderà. Grazie. A disposizione.